Ciao a tutti, in questo video vedremo 5 strumenti per velocizzare l'editing video in Filmora. Filmora è un software di editing video che ha al suo interno diversi strumenti interessanti. Oggi in particolare vediamo 5 strumenti che possono velocizzare molto la produzione dei nostri video, ma faremo altri video ed altri tutorial per esplorare ulteriori funzioni. Vi ricordo anche che è sempre possibile scaricare Filmora gratuitamente cliccando sul link che trovate in descrizione per provare tutte le funzioni di questo software. Una volta aperto Filmora avremo questa schermata di lancio dove potremo già iniziare a esplorare alcuni strumenti. In particolare, cliccando proprio sulla tab strumenti si aprirà una prima selezione di funzioni molto interessanti e la prima che vedremo oggi è il rilevamento del silenzio che si trova scorrendo nella parte bassa della schermata. Cliccando ci verrà chiesto di selezionare un video e la cosa bella di questo strumento è che ci permette di fare una prima selezione automatica del nostro montaggio basandosi proprio sul contenuto audio. Nel mio caso, ad esempio, inserirò la registrazione di un video tutorial, che tendenzialmente sono registrazioni lunghe che vanno quindi poi selezionate per togliere i momenti di pausa e lasciare soltanto il contenuto effettivo del video. Ad esempio segnerò la registrazione effettuata di questo tutorial che dura circa 35 minuti. Quindi sicuramente poi la fase di selezione per trovare i punti vuoti e andarli ad eliminare può portare via molto tempo. Questo strumento ci permette di fare in automatico questa operazione andando ad analizzare la traccia audio e quindi andando a individuare tutti i punti in cui il parlato non c'è oppure c'è del suono molto basso che quindi si può facilmente individuare come rumore. Abbiamo qua infatti delle opzioni che ci permettono di definire un limite minimo di livello audio che verrà poi considerato come rumore, la durata e il buffer. Ma per ora possiamo semplicemente cliccare su analizza, attendere appunto l'analisi e l'elaborazione e il programma ci restituirà un montaggio. Vedete che si sta proprio creando la nuova versione del video con tutti i tagli e quindi sarà sicuramente un video più breve dove ci saranno solo le parti che effettivamente contengono del parlato. L'elaborazione è terminata e quello che possiamo vedere è il risultato, ossia non viene per ora cancellato nulla ma ci vengono mostrati i punti che sono stati selezionati in automatico dal software e vedete che sono, diciamo, più illuminati, più colorati rispetto a quelli che invece verranno eliminati. Quindi possiamo vedere come una selezione che avrebbe portato via molto tempo viene fatta in automatico. Naturalmente, se vogliamo, possiamo cambiare agendo su questi parametri, ad esempio la tolleranza su quanto spazio dare tra il punto di silenzio e il momento di parlato, in modo da non avere tagli troppo netti, e come dicevamo prima, il volume, quindi dare una soglia per cui sotto quel determinato volume il suono viene considerato silenzio e non parlato, quindi non utile per il nostro montaggio. Naturalmente possiamo anche fare direttamente delle modifiche qua nel caso ci fossero delle imprecisioni, ma ammettendo che vada bene questa selezione noi potremo semplicemente cliccare su esporta nella timeline e la cosa interessante è che il montaggio lo ritroviamo già pronto all'interno del nostro progetto. Vediamo che siamo passati da 35 minuti di video a meno di 10 minuti, circa 9 minuti e mezzo. Questo vuol dire che abbiamo risparmiato tantissimo tempo su un'operazione che avremmo dovuto fare manualmente. La seconda funzione è l'auto reframe basato sull'intelligenza artificiale. Questo strumento permette di convertire automaticamente un video da un formato ad un altro dal punto di vista delle proporzioni, ad esempio da orizzontale a verticale, senza però tagliare fuori il soggetto della scena. Questa è un'operazione che porta sempre via molto tempo quando si devono creare video che non sono stati girati già nel formato corretto e quindi è una funzione estremamente utile. Per utilizzarla ci basta selezionare dalla nostra libreria l'immagine che vogliamo convertire, cliccare col tasto destro e selezionare il reframe automatico. A questo punto ci basterà selezionare le proporzioni che vogliamo utilizzare, nel mio caso convertirò un video 16 noni in 9 sedicesimi, quindi in verticale, e potremo fare anche l'analisi del movimento. Il software analizzerà il movimento della camera e soprattutto del soggetto
per tracciarlo e quindi tenerlo sempre inquadrato all'interno del nostro video. Una volta fatto, possiamo esportare la singola clip o aggiungerla al progetto direttamente. La terza funzione è la creazione della musica di sottofondo in automatico. La scelta della musica per i nostri video è un'operazione che spesso porta via molto tempo. Oltre ad avere delle librerie gratuite da utilizzare, è necessario poi selezionare quella più adatta. All'interno di Filmora però c'è questo strumento basato sull'intelligenza artificiale che si chiama creazione BGM Smart, ossia background music. Cliccando si aprirà questa finestra dedicata che ci proporrà direttamente, basandosi su il nostro montaggio, una musica e la inserirà in timeline. Chiaramente è uno strumento che, basandosi sull'intelligenza artificiale generativa, utilizza dei crediti e quindi è necessario controllare la disponibilità dei propri crediti per l'utilizzo di funzioni come questa. In timeline abbiamo il risultato, lo troviamo direttamente nella traccia audio e possiamo ascoltarla. Naturalmente possiamo generarne una nuova se non ci piace quella proposta, oppure possiamo direttamente editarla come un qualsiasi altro audio inserito all'interno del progetto. Il quarto strumento riguarda la color correction e il color grading. Un'altra fase infatti che porta via molto tempo è proprio quella di dare un mood alle nostre immagini e in particolare se vogliamo ricreare l'estetica di un film conosciuto. All'interno di Filmora c'è però uno strumento che ci aiuta a fare questa operazione in automatico. Ci basterà selezionare la nostra clip, cliccare due volte per andare all'interno degli strumenti di colore e attivare la Color Palette AI. Con l'attivazione di questo pannello possiamo aggiungere, cliccando su questo pulsante, un'immagine di riferimento che il software utilizzerà per riportare sulle nostre immagini quel tipo di color correction. Possiamo farlo dalla timeline oppure possiamo caricare un file locale. Quindi ci basterà un'immagine tratta ad esempio dal film che vogliamo replicare, come potrebbe essere questa tratta dal film di Joker, e cliccare su genera. Vediamo a destra che la color correction e il color grading sono stati applicati, ma possiamo ovviamente andare a cambiare alcune impostazioni, quindi possiamo ad esempio diminuire o aumentarne l'intensità e possiamo anche recuperare il colore dell'incarnato per proteggere e quindi recuperare il colore più naturale della pelle, senza però modificare il resto dell'immagine. E quindi in questo modo possiamo arrivare a dei risultati molto interessanti, che possiamo anche salvare in un predefinito una volta che abbiamo terminato la lavorazione. Quindi cliccando su questo pulsante possiamo dare un nome a questa palette e la ritroveremo direttamente in libreria. La quinta e ultima funzione, ma per questo video, è quella che riguarda la generazione dei sottotitoli. Un'altra operazione che è fatta manualmente può essere molto molto lunga e all'interno di Filmora ovviamente abbiamo la possibilità di generare i sottotitoli in maniera automatica. Ci basterà cliccare sul barra degli strumenti, sul pulsante relativo alla trascrizione, selezionare naturalmente la lingua di riferimento, decidere se si vuole tradurre solo la singola clip o l'intera sequenza, quindi la timeline, e se vogliamo come formato i sottotitoli classici oppure dei titoli che quindi possono essere anche animati. Questo è molto interessante perché ci permette quindi di non semplicemente creare i sottotitoli, ma di avere già un risultato finale animato che poi possiamo personalizzare all'interno ad esempio dei nostri reel o dei nostri video. Anche questo strumento utilizza l'intelligenza artificiale e quindi è necessario controllare i crediti a disposizione, e una volta cliccato su genera ecco che abbiamo il risultato finale. I titoli sono stati creati e ci basterà semplicemente modificarli, personalizzarli per avere il risultato che più ci interessa. Allora, noi siamo a Sanremo, sono le 10 di lunedì mattina, è iniziato con un bellissimo... Abbiamo visto quindi 5 strumenti utili per velocizzare molto il montaggio e di conseguenza la produzione di un intero video all'interno di Filmora. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per scaricare e provare anche gratuitamente il software, e nelle prossime settimane ci saranno comunque altri video dedicati a ulteriori funzioni molto interessanti che troviamo all'interno di questo software. Come al solito fatemi sapere se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo tutorial.